Salve a tutti e benvenuti a un'altra puntata di Quanto è Pippa Alberto? Un saluto da Kyle, il nostro Bird of Mana. Ciao Kyle, e un saluto da me. Quest'oggi, innanzitutto, dedichiamo il nostro video al nostro nuovo follower, Roberto. Ciao Roberto, grazie per il follow. Detto questo, oggi, come al solito, espansione nuova. Scusate il look un po' così, ma oggi stavo in versione barbona, in versione clochard. Dicevo, oggi, espansione nuova. Cosa è che mancava? Mancava farsi airdraft! Andiamo a far draft! Allora, spostiamo il nostro... sto facendo un casino con le transizioni. Ok, dovevo andare direttamente qua. C'avevo Kyle che mi compriva tutto. Allora, quindi, primo video in cui pescheremo, drafteremo il mazzo. Secondo video dove ci sarà il play. Quindi, usiamo il nostro token entry! Il nostro token entry e ci infiliamo nella bolgia infernale del draft. Eccolo, ready, ready, ready? Sediamoci al tavolo, signori. Ready, ready, ready. Oh, tu che devi fa? Non sei ready? No, non me fa così. Dai, su. Mi servono le tue bustine, mi serve tutto quello che puoi darmi. Parallelamente, durante questo draft, useremo anche il nostro simpatico tracker, perché il tracker ci dà comunque delle informazioni relative alle carte e alla loro giocabilità. Niente, questo ho deciso di non entrare, vabbè. Quindi, oltre ovviamente alla spoiler che ci siamo fatti in più, eccolo, è entrato! Oltre alla spoiler e a tutto quanto quello che ci siamo già visti nell'espansione, ecco qua. Hanno cambiato, interessante, hanno cambiato. Allora, Lord Command direi che è esageratamente buona. Mi piace. Strategic Planning pure, non è male. E poi c'è questa, che è buona per il draft. Quindi, io direi di unire l'utile al dilettevole. Dobbiamo calcolare che in questa espansione le gilde sono molto molto importanti. Quindi, se noi ci buttiamo sul Boros, sul Lorehold, ci abbiamo la possibilità di usare Magecraft. Defend the Campus, quindi Team Pennant pure è carina. Fast Summoning anche. Vabbè, niente, abbiamo preso Lorehold. Ok. Quindi abbiamo deciso di buttarci sul bianco-rosso. Bianco-rosso noi ci abbiamo Environmental Science, che non è male. You gain 2 life, then you may discard 2 card, if you do the other cards. Silverkill Pledge Mage. Questo non è male, anche perché può essere giocato nel mio mazzo bianco-rosso. Dragon's Approach. 3 damage, you may exile. No, è una merda. Anche perché anche il trigger dicevo che cazzo stai di. Quindi, Stunbinder Familiar. Ora moramo il cazzo a put into exile during your turn. Onsper Tarn. Noi dovevamo troppo combo, però è l'1-1 a costo 1. Sono indeciso tra Thrilling Discovery, Silverkill Pledge Mage e Environmental Science. Io direi Environmental Science. Ok, Auric Lore Mage, no, non ci interessa. La terra sarebbe buona. Pillar Drop Warden Rich 1-5 Rich. Non è malaccio. Attack a distance or sorcery from your graveyard to your hand, activate only as a sorcery. Calcolando che noi avremo sicuramente Study Break.
Secondo me Study Break è la cosa migliore. Thrilling Discovery. Again. Solve the exile from your graveyard. Tap 3, 2, White Spirit. No, andiamo di Thrilling Discovery. Però pure in 2-1 a costo 2 non è male. Via, prendiamo lui. Claim the Firstborn. Sì, senza ombra di dubbio. Perché ci piace, è utile. Se poi riusciamo. Allora, Summon Mentor. Inkling Summoning. Cioè, anche una lesson. No. Whenever one or more cards leave your graveyard, scry through. 4-4 a costo 5. Vigilance Menace. Anche Ledger non è male, ma penso che mi butto sulla Stonebound Mentor. Allora, qua già incominciano a lasciarci meno roba. Lettera d'accettazione, vaffanculo. Whenever you cast an instant or sorcery spell that target only reflected golem, you have if you do copy that spell. Noi che ci abbiamo a fare per... No, non mi fido. Farming Effigy. Whenever one or more card leaves your graveyard. Oh, quindi qui teoricamente mi dovrei... No, non mi piace. Questa invece è molto buona. Più 2 è Hexproof. Più 2 è Hexproof. Sì, prendiamo questa. Blood Age General. Guiding Voice, senza dubbio, Guiding Voice. Dragon's Approach, non la voglio piccare, non mi piace. E questa è una lesson che mi fa il Elemental Token. No, va bene, Guiding Voice. Ah, eccola, Lord of Dante, Lord Apprentice. Solo perché è un 2-2 a costo 2 fondamentalmente, anche perché gli spiriti noi che abbiamo, cioè abbiamo un cazzo per mettere gli spiriti. Ah, cioè abbiamo lo Spirit Advisor e basta. Introduction to Annihilation. Exile target non permanent, its controller draw a card. 3-1 e Trample pure non è male, ma preferisco la creatura. Ah, ok, già passato. Intanto ti metto te perché mi piaci. Perché mi piaci. E sì, andiamo avanti così. Nessuno sta piccando il verde. Allora, noi volevamo il Silver Quill Plague Mage. Pledge Mage, Enthusiastic Study. Ma gli entusiasti stati. E niente, qua c'è Nadures, Infuse with Vitality, Silver Quill Apprentice. A questo punto ci mettiamo l'apprendista Silver Quill. Ah, qua mi hanno passato una rara. Ma Pio, anche perché tanto non c'è niente di meglio. Claim the Firstborn potrebbe essere utile. Test of Talent, mai è monnezza. Vabbè, una cosa schifosa. Accomplished Alchemist. Allora, c'è qualcosa. C'è qualcosa che può essere meglio in draft? Master Simmerist 4-4 con Reach non comune, ma è verde. Allora facciamo così: noi sta bustina ci picchiamo la rara. E cominciamo a buttare dentro la roba inside. Verdant Mastery.
Dark Ritual, cioè si può giocare Dark Ritual. Io non lo posso passare qua a culo Dark Ritual. Cioè Dark Ritual non lo posso. Chi è sto pazzo che mi ha passato il Dark Ritual? Perché lui dice giustamente non lo può giocare. Sentite, allora, visto che giocheremo uno splash nero. Sì. Giochiamo uno splash nero. Quindi Silver Quill Campus va bene. Exhilarating Elocution. Inkling Summoning. Sì. Inkling Summoning. Vai. Silver Quill Campus. Era brutta. Bisognava prenderlo. Shadwing. Oh, niente. Mi stanno prendendo tutto. Tutta la roba che mi può servire. Show Confidence. No, troppo combo. Shadow Laureate direi che è assolutamente sublime. Nel frattempo Tangle Trap va dentro. Sì, questa la giocheremo. Sta Environmental Science la giocheremo perché abbiamo le lesson. Lo stanno le lesson. Eccolo, Learn. C'abbiamo solo una con Learn. Ah, eccolo, study break. Cioè, abbiamo solo study break e enthusiastic study. Ok, revitalize. Buono revitalize. Buono anche questo. E ci abbiamo environmental science. Però io voglio lo stonebound mentor. O pigment storm. 5 danni a costo 5 a sorcery. La vedo ghiotta. Io poi purtroppo sono una pippa al sugo a draftare, lo dico, lo ripeto e lo sottoscrivo ogni volta. Sfortunatamente sono una pippa al sugo a giocare draft. Anche se vengo dalla generazione che giocava solo draft. Oh, tu mi servi! Ma proprio senza manco. Guarda, passo subito la bustina perché lo Snarl bianco-rosso ci serve proprio, ma sai come. Noi praticamente stiamo costruendo uno slide. Ci abbiamo solo una carta 5 con un piccolo splash nero per giusto un paio di carte. Perché giusto Shadowing e Silver Quill Apprentice. Silver Quill Apprentice ci potrebbe essere utile fino a un certo punto. Vediamo com'è. Oh, Trial of Possibility. Academic Dispute. Target creature block disturbing fable. You may have to enrich until end of turn. Reconstruct history. Random target artifact card. Non target action to my card. Vabbè, from your graveyard to your hand. Exile. Academic dispute. O reconstruct history. O lo Stonebound Mentor. No, lo Stonebound Mentor secondo me mi arriva. Quindi via. Ho fatto tempo a tempo. Allora, qua che ci abbiamo? Qua ci abbiamo niente. Allora, io voglio dare la doppia. Ah, no, c'è il professore di zoomanzia. Il professore di zoomanzia rompe le palle. Oppure questo. Vabbè, devo ragionare che comunque non è detto che giocherò con questa gente. Quindi, tu via. Promising Dusk Mage, Dragon's Rory Approach, Introduction to Prophecy. Schedule, ok. Cioè, senza proprio colpo ferire. Howling Shield Mage, Flying Word, Pay 3 Life. Non è male. Target player discard card and exile all card from that player's graveyard. Regna. Però a sto punto sì, gli lasciamo. Ole. Silver Quill Campus, vai. Ma la piglio la terra, cazzo se me la piglio.
Study Break o Crushing Disappointment. Direi che questo fa pescare due carte. Revitalize, pesco una carta, vai. Ok, questa bustina l'abbiamo finita. Show Confidence. Bomba square up. Ore, Illuminate History. Discard number of cards, then draw my top many cards. Then, if there are seven or more cards in your graveyard, create three two red and white spirit creature token. Vanish Inverse direi che è assolutamente un'ottima scelta. Returned Past Color. When returned past color, enter the battlefield, return target spirit, instant or sorcery card from your graveyard to your hand. Non è male, non è per niente male. Però Vanish Inverse con questo splash. Allora, Introduction to Prophecy va nella cosa. Ma con questo splash nero, Vanish Inverse, una bella rimozione. Ah, devo levare anche Square Up. Ok, Mana Teeth, il counter bianco, quasi quasi, tanto tu intanto rimani qua, poi vediamo. Ah, il Pledge Mage Robe, bianco-rosso, Fist 3, 2-2, Fist Strike, Dreaming Discovery, Combat Professor, Expanded Anatomy, non mi piace. Però il Combat Professor non è male. Però va bene Mana Teeth. Oh, Silencer. Senza dubbio, Silencer. Abbiamo bianco, abbiamo tre colori. E qui c'è il Campus. Feast Day of Class è inutile. Spirit Summoning invece ci piace. È professore di zoomanzia, a noi non serve, quindi buttiamo via. Fervent Mastery. You may pay 4 rather than pay this spell my and discard any number of cards and draw that many cards. Search your library up with 3 cards. Put them into your hand, shuffle them, discard 3 cards at random. Sì, ma... One more cards. Questa pure è carina. Umbral Juke. Target player sacrifice creature or planeswalker, white a blank inkling creature token with flying. Proviamo Quintorius, va. Chiarico elefante. This spell can be countered for damage. Ok, mi piaci. Stai a 4 danni a costo 3. Instant, sei a posto, ma basta, c'è proprio, inutile. Enter the battlefield, put one target instant or sorcery card from your graveyard on top of your library. Ammazza, c'ho 5 da... sto andando lento, la gente starà bestemmiando. Mage Hunter, whenever an opponent casts a copy of an instant or sorcery spell, they lose one life, carino. E poi qua abbiamo Thrilling Discovery. Hunt for Specimens. Create one black and green pest creature token. When this guy die, you gain one life. Shall learn. Ok, tu. Mage Duel. No. Fracture. The set of artifact enchantment or planeswalker. Whenever a part attack you may pay 2 life, if you do it in flying, bella merda. Target creature you control, ok questa. Spirit summoning, eccoti. C'è pure Letter of Acceptance, però io direi che è meglio. Vabbè, abbiamo anche un Village Rite, noi abbiamo il nostro caro Splash. Stonerise Spirit, Study Break. Mi piaci.
Oh, ma tu sei veramente grosso, ma anche tu. Quale prendo? Meglio lui. Ok, il nostro apprendista sta qua, ma noi andiamo a fare la pedina. Però lo Star Pupil poteva essere un'ottima idea, niente, per Grandmaster ci prendiamo. Golden Radio, Promising Dusk Mage, va bene. Ok, Mage Hunter, oh, Crushing Disappointment. Questa. Vabbè. Ah, perché c'erano delle rare che ho già 4 per? Interessante. Interessante, neanche lo sapevo. Allora. Via tu. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allora, vediamo un po' la nostra curva. 1, 2, 3. Ci abbiamo un po' roba. No, manco tanto. Allora, vediamo un po' che cosa possiamo sistemare. Allora, queste sono le nostre terre, 5, 10, 15, 16, 17. Forse aggiungo, dato così. Allora, 19, 14, 14. Mi serve una pianura in più. Mi serve una pianura in più. Alla fine le terre si sono prese tutte, non mi hanno lasciato neanche una. Allora, via Febbermasteri. Mi voleva 12 carte. Manatite, Dark Ritual, Village Rite, la Claim the Firstborn la togliamo. Revitalize può essere utile perché comunque è un pescaggio. Manatite, sono indeciso se tenerlo o no. Assassin's Fashion, Industrious Historian. La creatura arriva tappata a costo 5, è stato un piacere. Lorehold Apprentice va bene. Hate the Bait va bene. Twin Scroll Shaman va bene. Magari dov'è? Silver Quill Apprentice o il Silencer? Silencer è buono perché è un 3-2 a costo 2. Sti cazzi del testo della carta, sinceramente. Quindi al massimo. Show Confidence. Inutile. Dai, mancano solo 9 carte. Allora, Quintorius. Whenever one more card leaves your graveyard, costo 5, 2, 4. Per ora teniamola all'inizio, anche perché c'ho qualcosa per levare la roba dal cimitero. Tipo, ecco, Reconstruct History potrebbe andare a combo con Quintorius. Whenever one or more cards. Vabbè, ce n'ho una sola, però effettivamente la combo è debole. Castle Copy +1. Quindi contro Wife and Eyes, questa è relativamente buona. Questa è buonissima secondo me, questa è proprio bestiala. Study Break, Revitalize. Beaming Defiance. Secondo me sto 3 più 3 più 1 con Trample va bene, ma fino a un certo punto. Perché 3 danni e Trample sulla creatura o 4 danni, che potrebbero essere anche molti di più. Instant e Instant, sono tutte e due Instant. Mannaggia la miseria. Allora, leviamo Mage Hunter 4-4 a costo 4. Sì, va bene così. Quindi questa la tengo. Questa la tengo. A costo 4 ci abbiamo solo Reconstruct History. Quante? Qua 12 carte. Quindi se io scelgo 12 carte a costo 2,
Quindi sì, via l'apprentice. Abbiamo scelto forse la combinazione peggiore, perché Magecraft di queste due scuole non sono buone come altre. Cioè, beh, questa è buona, però per esempio questa è inutile. Allora, aspetta, questa è una lezione. Inkling Summoning è una lesson, quindi può andare nella side. Giusto, io non ci ho pensato, potevo direttamente andarmi a cercare tutte le lesson e già lì facevo. La cosa è rimasta solo quella. Sì, ok. Undici, sensi. Sentite, allora io sto Quintorius, non lo vedo competente, non lo vedo competente. Eleviamo pure Manatite, vaffanculo. Dark Ritual è inutile perché non gioco Mono Nero. Rimettiamo dentro Manatite perché mi piace troppo. E proviamo così. Proviamo così. E adesso andiamo a vedere come sopravviviamo.